Vieni qui. Dimmi, respiscia. Fai il lumacone con lei, eh? È un'amica. Chi ti ha detto che puoi avere un'amica? Va a prendere un po' di vino. Fa un caldo d'inferno, mi sta squagliando. Non dovresti prendere vino. Sentiamo, perché no? Perché sei incinta. Incinta? Io non sono... Oh, quella era soltanto aria. Ce n'è ancora un po'. Ecco tuo figlio, va a prendere il vino. Vento. Sì, Satana. Oh, mi scusi, signore, l'avevo scambiato per un altro. Fai meno lo spiritoso con me, Ventura. Mi devi l'affitto. Signor Decadenza, io l'ho già detto. Lei è in cima alla lista. Sto lavorando ad un grosso caso al momento. Glielo dimostro. Guardi qui. Questo è un vero piccione albino. L'ha perso un riccone. Offre la ricompensa di $25,000. Appena trovo questo uccello, la pago. Ronald D. Frackfiser, procuratore legale, state fermi, sono specializzato negli incidenti stradali. Noi stiamo bene. So quello che faccio, so quello che faccio. Non è che per caso ha delle patatine, vero? Va bene, va bene. Fate largo, fate largo dei clienti feriti qui. Signore, lei ha cagionato dei gravissimi danni ai clienti del loro veicolo. E a causa della sua negligenza, questo bambino ha subito delle gravi reazioni al collo. Lasciami stare. Non potrei permetterti di tanti di quei videogiochi da affondare una corazzata. Posso fare causa ai miei genitori? Io i miei l'ho fatto. Ai, mi fa male il collo. Gioventù corruttibile, Dio ti benedica. Santo cielo, signora, non dovrebbe camminare in queste condizioni. Questa donna è incinta. Se è stato recato danno a questo infante, per Dio, signore, lei sentirà la mia collera in tribunale. Ma di che diavolo sta parlando? Dovrebbe uscirsene con le mani pulite. Dozzine di testimoni hanno assistito alla sua guida spericolata. Quanti di voi avete visto quest'uomo incautamente, senza riguardo per la vita della proprietà, sbandare e prendere in pieno i miei clienti a quasi 150 km all'ora? E chi di voi racconterà, comandante, la mia giovane segretaria, 24 anni, in forma, la campionessa internazionale, missione prosperosa, di questa storia? Io mi sto tutto! Ah, mi sta certamente venendo qualcosa. Forse un tumore fulminante, ne genero parecchi. Non hai nessun tumore. Che ne sai? Se hai tante paure, vai da un dottore. Tanto mi dice che non ho niente. Ci riesci a dormire? No, ma non fa niente. Allora che fai? Sto sveglio e mi lamento. Anzi, comincio subito. Buonanotte, Harry. Buonanotte. Ciao. Beh, come stai? Bene, e tu? Bene, sei bellissima. Grazie. Cos'è quello? È sull'orecchio. L'orecchio? Ah no, l'orecchio sinistro. È gel per capelli. Sì. Bene. Non farlo, non è necessario toccarlo. No, è tutto. Io l'ho finito. Fratello pecorello, ieri sera mamma si è scordata di venirti a dare il bacio della buonanotte. Conserva i baci per qualcun altro. Era tutta roba tua, i genitori, i zii, la cucinetta, la casa. Ti romperai i giocattoli e tutti diranno: che carino. Tu ormai sei grande. Ciccio puzza, l'amore è un monopattino. C'è posto per uno solo. Tu? Ho quel nanerotto da piscia sotto. Tu non devi permettere. Comportamento è inaccettabile. La notizia è in prima pagina, guarda. Tutte le mie proposte sono state respinte. Deve esserci una buona ragione. Ma certo che c'è, la vuoi sentire? Dunque, gran tette, niente cervello. Brava, troppo magra, niente cervello. Buin, troppi fianchi, troppe tette, niente cervello. Come si chiamava l'ultimo? Parrucco. Non mi importa, non mi passa, manca paga. Ma da quando qua ci vogliono tanti requisiti per fare un viaggio, chi è incaricato di questa scelta scrittoriale? Ho chiesto a cara lei di fare i colloqui. Lo immaginavo. Lei è l'unica che poteva rifiutare tutte queste leoncine super sexy e non avere un letto, una brochure. Viaggiare in coppia, imparare ad amarsi e a moltiplicarsi. Tutte parole che cara lei non sa neanche lontanamente cosa significhino.
Mi porta una brava, e questo è quanto. Le manderò Laura come babysitter non appena sarà a casa. Fantastico. Sai, c'è ancora una cosa. Qualcosa che dovevo prenderla con le molle, se giusto. Il mio divorzio. Proprio quello. Meno male che uno di voi se l'ha ricordato. La cosa poteva essere molto imbarazzante. Beh, so cosa hai in mente. La risposta è sì. Vorrei che mi combinasse un incontro con uno dei suoi amici appena possibile. Dopotutto, Homer, anch'io ho dei normali e sani appetiti. Io so cosa hai in mente. Però voglio assicurarmi che non parliamo di cibo. Affatto. Bene, neanch'io. Stiamo parlando di sesso, giusto? Giusto. La carta forte, dura e chiara. Tu? Ah no, 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 non dire una parola. Lo so cosa vuoi dire. Allora l'hai trovata da alcune patate? Beh, sì, infatti l'ho trovata e molte grazie davvero. E sono felice, 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 follemente felice. Oh, 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 capisco, felice, non è vero? Ma se sei così felice, allora perché hai quell'aspetto così triste? Triste, hai detto? E perché dovrei essere triste? Oh, non lo so, forse perché i miei due migliori amici al mondo mi hanno abbandonato? Sono andato a compiere qualche eroica missione. I miei amici, andati via. E la mia Hakuna Matata se n'è andata con loro. Ti dispiace? Bye! Grazie, mi ha fatto piacere una chiacchierata. Il mio lavoro qui è finito. Che importa di lei? La storia è finita, direi. Lei dice non è vero, i due amici più carini siete voi. Datti un contegno, amico. Quella cosa è ritornata al suo posto. Lei ci ha fatto trovare il nostro domani il migliore. Grazie. Che serata! E c'è anche mia madre stasera tra il pubblico, gente! La mia mamma! Grazie, Mastropoli! Mua!